Montesano sulla Marcellana continua ad accogliere tanti visitatori e ad offrire interessanti appuntamenti culturali. L'ultimo in ordine di tempo domenica scorsa, quando presso la sede del centro Un'ala di riserva di Montesano Scalo si è svolta la presentazione del libro di Rosa Maria Castaldi dal titolo La depressione infantile, una malattia degli affetti. Un importante momento di riflessione e di confronto che, dopo i saluti del sindaco Giuseppe Rinaldi, ha visto dialogare con l'autrice diversi relatori moderati dalla professoressa Arnone, le dottoresse Anna Maria Lambiase, psicologa e psicoterapeuta, Francesca Vassallo, pediatra, Caterina Lauria, psicologa e psicoterapeuta, e Don Donato Varuzza, specializzato in psicologia dell'educazione e responsabile diocesano della pastorale giovanile. Sono soddisfatto di questo ulteriore momento culturale nella nostra comunità, ha affermato il sindaco Rinaldi, sia perché aggiunge tasselli di riflessione che non devono mai mancare per rendere viva e profonda la nostra vita comune, sia per la tematica scelta che ci invita a riconoscere determinate vicende con la solidarietà tipica di chi, come noi, vive il proprio paese non come un aggregato di carte di identità, ma come una comunità solidale e prossima nel riconoscere l'altro, talvolta anche il più piccolo, nella sua temporanea difficoltà come persona umana, nella sua ontologica e universale dignità. Domenica scorsa è stata anche una giornata di presenze turistiche a Montesano, dove sono giunte numerose persone provenienti da diverse parti d'Italia, anche da Torino e Firenze. Hanno acquistato prodotti tipici e produzioni locali e hanno visitato il centro storico, il museo civico, paniere delle tipicità, Palazzo Gervasio e Piazza Castello. È bello vedere persone la domenica nel proprio paese, ha affermato il sindaco Rinaldi, per continuare a promuovere, in accordo e con l'aiuto di tante persone di buon cuore, la conoscenza del borgo e gli eventi che lo rendono vivo e interessante. Sappiamo bene che c'è tanto ancora da fare e sicuramente avrete notato le importanti attività avviate in tema di decoro urbano sull'intero territorio comunale, cercando di cogliere tutte le misure che vengono promosse anche da altri centri, enti e realtà istituzionali varie, così il sindaco.